Io sono Cesare Antetomaso, sono il portavoce romano dei giuristi democratici. Non aggiungo altro perché le analisi che sono state fatte mi trovano pienamente concorde, d'altronde ci troviamo spesso a vivere e a ridirci, a confrontarci, però è sempre positivo il confronto con i compagni e i colleghi, perché e soprattutto con voi, insomma, anche farlo davanti a una platea, perché non solo si ricevono nuovi stimoli, ma anche perché si rimettono in circolo delle idee che possono magari spostare qualche cosa. Io credo anche l'intervento di Italo abbia centrato un punto, ossia l'attenzione di tutti noi deve essere rivolta non solo a diciamo al discorso della, il tema della repressione è sicuramente un aspetto del, come dire, che ci colpisce da vicino, che ha colpito da vicino delle esperienze di lotta di chi prova a organizzare delle forme alternative e solidali di welfare, però allo stesso tempo va inquadrato in un contesto più ampio in cui non è sicuramente l'unico aspetto preoccupante. Noi da tempo stiamo facendo un lavoro intorno al diritto al dissenso, che poi è messo in realtà sotto torchio e viene sempre più anche sottilmente, devo dire, limitato. Da questo punto di vista io credo che prima ancora di Genova dobbiamo ricordarci quello che è successo a Napoli nel 2001. Chi ha provato, diciamo, a mettersi di traverso anche all'interno della magistratura ha subito non solo nell'immediato ma anche in seguito delle conseguenze di un certo tipo. E però è vero quello che dice Francesco, sia che sembra che certi temi siano così passati nel dimenticatoio, e anzi si stia in realtà subendo un'involuzione da questo punto di vista, anche per esempio sul tema dell'ordine pubblico, per cui oggi non si parla più di identificativo e non si stimola più, forse abbiamo anche perso, benché la battaglia poi sia del tutto aperta, assolutamente non è chiusa e non lo sarà, non lo sarà fino a quando non otterremo questo risultato. Però per esempio sfruttare quella disponibilità, quell'apertura che c'era in certi settori delle forze dell'ordine, per esempio il SILP-CGL favorevole all'introduzione dell'identificativo, lì andava fatta una battaglia per aprire questa contraddizione. Abbiamo forse temporeggiato un po' troppo, abbiamo più pensato a mettere in risalto quelle che erano le mille sigle e siglette effettivamente che ci colpiscono di più e danno il segno, se vogliamo, che non invece andare a insistere da questo punto di vista per aprire dei varchi che effettivamente rischiano poi di chiudersi sopraffatti da quello che è poi il risalto mediatico che viene dato a questa gente ignobile. D'altro canto, dicevo, Italo c'entrava un punto, nel senso che il discorso è un discorso più ampio ed è legato per esempio a quello delle riforme istituzionali e costituzionali, perché non dobbiamo assolutamente perdere di vista anche questo terreno, perché si sta procedendo, e l'idea è quella di procedere ad uno smantellamento degli istituti anche di democrazia diretta. Nel momento in cui si distrugge la partecipazione politica, si disincentiva la partecipazione politica, si un corpo elettorale che è altro che americanizzazione, stiamo andando veleggiando tranquillamente verso percentuali, forse, ma io non so se esistano francamente dei precedenti da questo punto di vista, ma insomma se lo scenario è quello dell'Emilia Romagna, chiaramente è un dato davvero poco incoraggiante per tutti, anche per chi penso non abbia scelga da tempo quello che viene detto astensionismo attivo, insomma, sia uno scenario veramente raccapricciante. Perché questo si accompagna, appunto, dicevo, al sostanziale annullamento degli istituti di democrazia diretta. Nel momento in cui c'è la proposta di giungere, di praticamente quasi raddoppiare le firme per un referendum abrogativo, uno degli pochissimi istituti di democrazia diretta che sono previsti nella nostra Costituzione, anziché ampliarlo nel momento in cui la partecipazione politica e la delega diventa sempre più appannaggio di non di pochi, di pochissimi, questo restringe ulteriormente. Vedete che in realtà un sistema, diciamo, un,
un saggio avanzare verso una forma di, no, di verticalizzazione della rappresentanza dovrebbe accompagnarsi a qualche concessione verso il basso, per esempio con gli istituti di democrazia diretta. Invece no, anche questo viene ristretto, quindi c'è veramente un collo di bottiglia impressionante. Perché, per esempio, a me veniva in mente, perché viene in mente, in realtà è venuto in mente da tempo, il discorso della devastazione e saccheggio, reato che andrebbe obiettivamente abrogato, non ha ragione d'essere, al di là adesso diciamo di quello che è il codice Rocco, perché la bozza Pisapia ormai langue nei cassetti, come ci dicevamo l'altro giorno, della Commissione Giustizia da tempo, chissà se verrà mai ripresa insieme alle altre bozze precedenti, perché pure quella Pagliaro non era sicuramente un passo avanti rispetto al codice Rocco. Ecco qui che invece in realtà ci sono discorsi assolutamente, anche qui armi di distrazione di massa, il discorso sulla prescrizione, quando poi a ben vedere in realtà il problema dell'Ethernet, ma scusatemi, lo tocco solo di striscio, non c'entro perché sarebbe da aprire tutto altro discorso, in realtà è un problema fondamentalmente slegato dal discorso della prescrizione, quindi anzi è il modo per rendere, diciamo, odioso agli occhi dell'opinione pubblica un meccanismo che il più delle volte funziona da giustizia sostanziale, perché pensate a tutti quei compagni, alle persone che sono state condannate a distanza di 10-12 anni dai fatti commessi, persone che con famiglia, con lavoro attivo e che sono dovute entrare in carcere per subire delle pene per fatti, commessi veramente, se commessi d'altronde. D'altro canto, per fatti commessi una vita prima, praticamente. Ecco, questo è il dato di fatto. E anche l'annullare la prescrizione. Pensate a che cosa significa vivere con la spada di Damocle dell'essere additati continuamente come indagati, ma anche non poter esercitare delle facoltà proprio per il semplice fatto di essere indagati. Pensiamo a tutte le certificazioni che occorrono per svolgere determinati ruoli. Questo è il mondo che ci prefigura, no? Questo dei processi. Io personalmente, insomma, ho un procedimento a Napoli del 95 ancora aperto, in fase di indagine, un procedimento del 95, questo è indicativo, credo. Sì, è un caso forse isolato, ma non credo, non so quanto isolato, insomma, è un caso che c'è ed è patologico, indicativo, se vogliamo. Quindi, se già adesso succede questo, pensiamo se poi non esistesse appunto l'istituto della prescrizione. E finisco ritornando al discorso, al tema che più ci interessa, che è quello che più interessa a voi, credo, che è quello delle misure cautelari. Beh, noi abbiamo già con i processi per i fatti del 14 dicembre prima, ma ancora di più del 15 ottobre 2011 dopo, avuto un uso delle misure cautelari, conosciuto un uso delle misure cautelari veramente assolutamente fuori da ogni logica. Gli arresti domiciliari a persone del tutto incensurate, prive anche di precedenti di polizia, parliamo di ragazzi giovanissimi, diciannovenni, ventenni al massimo, che appunto sono rimasti ai domiciliari, benché il pericolo di reiterazione del reato fosse più che nullo, perché non è che c'è un corteo ogni giorno all'interno del quale io posso partecipare, eppure è stata sostenuta anche dal Tribunale del Riesame che comunque ricorresse questo pericolo, ripeto, in soggetti che erano alla loro prima esperienza all'interno del circuito penale. Poi c'è una cosa, altra cosa, il fenomeno di impazzimento all'interno della giurisprudenza, a volte avviene anche uno scavalcamento delle competenze per cui ci si supplisce, i magistrati del merito si sostituiscono, si surrogano a quelli della sorveglianza, sa, delle cose veramente incredibili. Poi faceva giustamente notare prima Italo, il discorso è da porre anche sulle misure di prevenzione, perché l'uso delle misure di prevenzione che viene fatto oggi, c'è stata una riforma, ma poi in realtà non ha intaccato la sostanza di queste misure, la cui costituzionalità, benché ci siano delle sentenze che le hanno salvate, per me continua a essere assolutamente fuori dal mondo, insomma, sostenerne ad oggi la vigenza. Perché tutte queste misure, vedete, le misure di prevenzione, il 41 bis, che ci vengono spacciate come misure per il contrasto della criminalità organizzata, in realtà vengono applicate anche ad attivisti e militanti. Questo è poco noto, ma è così. Pensiamo agli autonomisti sardi, ad altre realtà, agli anarchici, anche ad alcuni militanti anarchici. Questi subiscono il 41 bis, così come queste persone. Insomma, quindi è un discorso obiettivamente più ampio e che va sicuramente
affrontato. Niente, io vi faccio i complimenti per l'organizzazione di questi seminari, spero che appunto sia l'inizio di una campagna, perché abbiamo sicuramente bisogno tutti noi di questo, lo faremo magari, poi cercheremo di farlo magari in rete, così come voglio dire a Torino, io cito sempre l'esempio di Torino, a Torino la nostra associazione sui fatti della TAV voleva tenere un convegno che aveva già ricevuto oltre 200 mail di adesione tra gli avvocati, parliamo di Torino, non una realtà come Roma, insomma 200 avvocati sono veramente tanti che si iscrivono al convegno all'interno del tribunale, un tam tam nella procura, alla fine il presidente del tribunale decide che non si può tenere, in fatto storicamente mai accaduto prima, neanche negli anni piombo, così come d'altronde la contestazione di devastazione e saccheggio, e Francesco ormai è uno storico, penso che tu presto scriverai un saggio da questo punto di vista, non era mai stato, mai mi pare, no? Mi pare, abbiamo mai contestato in precedenza. Dicevo, questa negazione del permesso di tenere il convegno ha fatto sì che si tenesse, se non vado errato, presso una struttura comunale, penso, mi pare il Museo di Arte Contemporanea, non vorrei errare, Museo di Arte Contemporanea che straboccava, siamo andati sulle 600 presenze, quindi ben vengano questi divieti, ben vengano questi atteggiamenti di ostracismo, perché non fanno altro che farci crescere. Grazie.